Nel corso della scorsa settimana vi ho già presentato due serie nuove di video di quelle che avevo già presentato, diciamo, nel vlog apposito. E oggi avrei dovuto cominciare con la terza, quella riguardante la fine del mondo secondo le varie mitologie. Però, siccome devo trattare nel primo video di questa serie di come finirà il mondo secondo il mito norreno, sì, piccolo spoiler, arriverà il video sul Ragnarok, mi sono reso conto che prima di parlare del Ragnarok dovevo presentare più o meno i suoi protagonisti. E se in effetti gli dei norreni, gli Aesir, li ho più o meno presentati in brevissimo tempo, andavano anche presentati i loro avversari, che sono principalmente progenie di Loki e della strega Angerboda. Dello strano rapporto fra Loki e questa strega barra Jotunheim ho già parlato nel video speciale di San Valentino, però dei suoi figli non ho mai parlato nel dettaglio, quindi questo video sarà prologo del video sul Ragnarok e parleremo degli attori del caos, i figli del dio degli inganni, i figli di Loki. Sigla. Menzione speciale va fatta, anche se non è figlio di Angerboda, a Sleipnir, che è comunque figlio di Loki e di cui ho comunque profusamente parlato nel video dedicato al suo paparino. Fatta questa menzione, adesso parliamo dell'unica figlia nata dal rapporto fra Loki e Angerboda, ovvero Hel. Hel è sicuramente la più normale figlia di Loki e di questa gigantessa. Infatti ha sembianze più o meno umane, fatta eccezione per la strana qualità di avere il corpo diviso nettamente in due. Una metà di Hel è bella, è florida, è viva, l'altra metà invece sembra un cadavere putrescente. Questo potrebbe in realtà stare a significare l'evoluzione di Hel nelle varie vicissitudini che hanno portato il mito a come lo conosciamo oggi. È molto probabile infatti che Hel all'inizio fosse madre terra in persona, quindi bella e florida, ma poi fu demonizzata da chi ha scritto i miti norreni, che tra parentesi sono tutti demonici cristiani. Quindi il cristianesimo ha demonizzato la figura femminile di madre terra, facendola diventare un mostro putrescente. A voi i giudizi. Tornando alla storia mitologica di Hel, si sa che quando nacque gli uomini cominciarono a conoscere per la prima volta il dolore, la sofferenza e la malattia. Sembra infatti che l'arrivo di Hel abbia effettivamente portato le malattie nel mondo degli umani, evviva! Hel con i suoi fratelli e i suoi genitori crebbero per un po' di tempo insieme agli Jotunheim, ma alla fine, come ho già spiegato, Odino e gli Aesir si accorsero della progenie molto pericolosa di Loki. Fu infatti predetto da un oracolo, che dovrebbe essere Mimir ma non è specificato, che i figli di Loki avrebbero portato grande distruzione agli Aesir. Odino quindi decise di disporre di questi tre figli in maniera in realtà non molto crudele. Infatti Hel fu destinata a diventare la signora del regno dei morti, inteso come il regno in cui andavano le anime dei defunti non morti in battaglia e quindi non valevoli dell'ingresso nel Valhalla. Hel non fu affatto triste di essere confinata in un regno sotterraneo, buio, freddo, anzi fu particolarmente felice, forse perché di indole non proprio socievole, e arrivò addirittura a regalare Odino i suoi due corvi caratteristici, ovvero Ugin e Mugin. Da allora Hel esce raramente dal suo regno, ma quando si aggira per Midgard porta morte e malattie ovunque. Inoltre, se spazza il terreno su cui cammina con un rastrello, chi si ammalerà da quelle malattie si salva. Invece, se porta una scopa in mano, vuol dire che moriranno tutti quelli che incontrerà sul suo cammino. Hel custodisce dunque il regno dei morti. Ne parleremo in un video apposito, non spiegherò nei dettagli cosa intendevano i norreni per l'aldilà. Comunque vi basta sapere che Hel custodiva anche una parte di Regno dei Morti destinata solo ai criminali. Grazie all'aiuto del segugio infernale Garmr, che dovrebbe essere l'alter ego di Cerbero secondo il mito norreno, Hel custodiva in un luogo separato chiamato Nastrond le anime dei criminali, degli assassini e le persone più violente. Questi criminali però al Ragnarok verranno liberati e salperanno sulla nave costruita da loro con le unghie, a quanto pare,
Nagalfar, ma ovviamente di questo particolare ne parleremo nel prossimo video. Ella è una figura parecchio diffusa nei media attuali, primo tra tutti non possiamo non ricordare che essa ricopre lo stesso ruolo che ricopre nella mitologia anche nell'universo Marvel, è figlia di Loki e custode del Regno dei Morti. È inoltre un campione utilizzabile nel videogioco online Smite. È anche una divinità che si può scegliere nelle fasi finali del gioco di Age of Mythology. E infine è anche il titolo di una canzone degli Amon Amarth. Poi, piccola chicca per gli amanti del cinema classico, nel film Metropolis di Lang è il nome, El, è il nome sia della moglie che del robot che verrà costruito dal protagonista. Chiudiamo quindi l'argomento El per passare al suo fratellino più feroce, ovvero il gigantesco lupo Fenrir. Fenrir, per l'appunto, si presenta fisicamente come un lupo enorme e molto molto feroce, forte e inarrestabile. Ha tuttavia la caratteristica pericolosissima di essere intelligente quanto suo padre Loki ed è dotato anche della capacità di parlare. Questo probabilmente lo rende persino più pericoloso di suo padre stesso, essendo contemporaneamente un mostro inarrestabile ma furbo quanto il dio degli inganni. Dunque, quando Odino scoprì della progenie di Loki, decise però che Fenrir sarebbe rimasto come cane da guardia di Asgard. Sottovalutò però il fatto che Fenrir, che era ancora un cucciolo in realtà ed era già enorme, sarebbe col tempo cresciuto ancora di più sia nelle dimensioni, sia nella forza, sia nella ferocia e nella cattiveria. Arrivò quindi il momento che Fenrir doveva essere messo alla catena, catturato e immobilizzato affinché non facesse altri danni. E gli dei ci provarono per ben due volte, con due catene, una più resistente dell'altra. Ma la forza del lupo era superiore alla forza delle catene e Fenrir le spezzò facilmente, imperversando per i nove mondi. Freyr allora si prese carico di andare a Svartalfheim, il mondo degli Elfi Oscuri, per contattare due fabbri nani che gli costruirono una sottile cordicella che però era tremendamente incantata, così pregna di incantesimi, che sicuramente avrebbe contenuto la forza enorme del lupo Fenrir. Gli dei allora convocarono Fenrir sulle sponde del lago Lingvi e gli dissero che lo avrebbero legato con questa cordicella come guinzaglio, ma Fenrir capì che ci doveva essere qualcosa di sbagliato, che doveva essere una trappola. Fenrir alla fine acconsentì a farsi legare, anche se pensava fosse una trappola, ma era fiducioso sulle proprie forze. Però chiese che il dio Tyr, come vi ho raccontato, infilasse il suo braccio in mezzo alle sue fauci come assicurazione. Ovviamente la corda funzionò, Fenrir non riuscì più a liberarsi, però Tyr dovette sacrificare purtroppo il suo braccio. E tuttavia, per finire di legare Fenrir con questa cordicella, gli dei dovettero addirittura piantargli una spada in mezzo alla bocca per tenerla aperta in modo che non tentasse più di morderli. Fenrir dunque rimarrà incatenato per sempre così con questa cordicella e la spada che gli blocca la bocca. Dalla sua bava addirittura si genererà un fiume. Si libererà solo quando tutti i vincoli verranno spezzati, ovvero quando arriverà il Ragnarok, ma come sempre ne parleremo nel prossimo video. Dobbiamo però, prima di chiudere l'argomento Fenrir, parlare delle sue abitudini prima che venisse catturato. Infatti Fenrir, nato nella foresta Jarnvider, diede alla luce, pare, due figli, anch'essi lupi giganteschi, latori di distruzione. Stiamo parlando di Skoll e Ati, i due lupi che inseguono senza sosta Sol e Mani, gli dei che portano il carro del sole e della luna. Delle volte si dice che questi due lupi siano figli di Fenrir, delle volte invece si pensa che siano fratelli da parte di madre, partoriti da Angerboda. Anche Skoll e Ati avranno un ruolo fondamentale nel Ragnarok e quindi vanno ricordati insieme al loro paparino o fratellino Fenrir. Poi ci sarebbero problemi di continuity perché, come ho spiegato nel video sulle origini del mondo secondo il mito norreno, tecnicamente questi due lupi esistono dall'alba del Midgard, quindi lasciamo perdere.
Fenrir comunque rimane uno dei personaggi più noti del mito norreno e più diffuso nei media attuali, soprattutto nei videogiochi, ma andiamo con ordine. Infatti la prima citazione d'obbligo viene da Tolkien. È infatti famoso che nei racconti di Tolkien presenti nel Silmarillion sia presente una gigantesca belva più o meno simile a un lupo che si chiama Karkaroth, che mangerà la mano di Beren, un personaggio importante, datevi a leggere il Silmarillion. Poi, sempre in campo letterario, dobbiamo ricordare il capo dei lupi mannari in Harry Potter, che si chiama Fenrir Greyback. Passando adesso ai videogiochi, il nome Fenrir si associa a la moto di Cloud in Final Fantasy VII e alla Keyblade che si ottiene in Kingdom Hearts 2 sconfiggendo il boss opzionale Sephiroth, con il maggiore livello di attacco di tutto quanto il gioco. Fenrir è, come sua sorella El, un campione nel videogioco Smite e inoltre in Dragon Age 2 uno dei protagonisti del gruppo del protagonista si chiama Fenris, che è un altro nome di Fenrir e dovrebbe essere un richiamo al lupo del Ragnarok. Infine è anche il lupo robot che accompagna Raiden nel videogioco Metal Gear Rising. Parliamo adesso dell'ultimo dei tre figli di Loki e Angerboda. Parliamo della serpe di Midgard, Jormungandr. Jormungandr ha la forma, per l'appunto, di un gigantesco e mostruoso serpente che emana fumi velenosi e il cui veleno delle fauci è particolarmente e terribilmente corrosivo. Era probabilmente il più selvaggio e più pericoloso dei figli di Loki e Odino per questo motivo decise che venisse buttato nel mare che circondava Midgard. Tuttavia, sollevare il serpente di Midgard, che già da piccolino era più grande dell'intera Asgard, fu un'impresa impossibile praticamente a tutti quanti gli dei, fatta eccezione per Thor, che con grandi sforzi riuscì a sollevare Jormungandr e a gettarlo nell'oceano. Da allora Jormungandr se la prese in croce e Thor divenne la sua nemesi. Infatti Thor e Jorgi, come viene chiamato nel libro Parole di Luce, di cui vi parlerò a breve in realtà in un video apposito, diventeranno protagonisti di numerosi aneddoti raccontati negli Edda. In un primo aneddoto, per esempio, Loki sfiderà Thor a sollevare un gattino innocente, solo che lui aveva incantato questo gattino che era solo un'illusione che copriva la gigantesca forma di Jormungandr. In un altro episodio, invece, in una battuta di pesca fra Thor e lo Jotun Ymir, Thor riuscì a prendere all'amo addirittura Jormungandr e continuò a ostinarsi cercando di tirarlo su e ammazzarlo a colpi di martelli, e ce l'avrebbe anche fatta forse se il gigante Ymir, per evitare il Ragnarok, precise per sicurezza la lenza della canna da pesca, evitando l'inevitabile in realtà. Thor e Jormungandr comunque si affronteranno nel Ragnarok e per allora il serpente sarà cresciuto così tanto da ricoprire con le sue spine l'intero mondo, arrivando a mordersi la coda. Anche Jormungandr in realtà è molto diffuso, spesso però lo si interpreta non come un personaggio, bensì come una nave, un'arma di distruzione di massa. In Warhammer, se non mi sbaglio, però non ne sono sicuro, rappresenta la flotta di non mi ricordo quale razza. Qui io l'ho letto di sfuggita, ma non avendo mai giocato al gioco da tavola Warhammer, non ne sono particolarmente informato. Invece nel videogioco To Human, che più volte ho citato nei video dedicati al mito norreno, Jormungandr è una gigantesca arma di distruzione di massa pilotata dai cattivi del gioco di turno, ovvero El e Loki. In Final Fantasy, in tutti i Final Fantasy poi, è davvero molto diffuso, la maggior parte delle volte come mostro, mini boss o boss finale addirittura, ma delle altre volte, in pari in una sola occasione, è un'evocazione possibile dei protagonisti. Infine cito un'ultima volta gli Amon Amarth. Nella musica loro hanno composto la canzone che si chiama The Twilight of the Thunder God, in cui si racconta la fine del dio del tuono e del suo combattimento con la serpe di Midgard. Bene, e con questo il video prologo del video sul Ragnarok finisce qui.
e vi ho presentato in il minor tempo possibile i tre figli mostruosi di Loki che porteranno lo sfacelo alla fine del mondo. Io spero che il video vi abbia interessato e vi sia piaciuto. Vi ringrazio come sempre per tutti quanti gli iscritti, per tutti quanti i commenti, mi piace, le condivisioni, a questo tutti quanti gli altri video. Se vi piacciono i video del canale iscrivetevi, lasciate soprattutto commenti, mi piace e condividete, e noi ci vediamo settimana prossima con il video sulla fine del mondo, di preciso sul Ragnarok. E poi come al solito a metà settimana troverete il nuovo video sui modi di dire. Quindi ci vediamo alla prossima. Bye!